A Napoli le centraline per il rilevamento delle quantità di polveri sottili di benzene non funzionerebbero a dovere. Difficile dunque conoscere i dati relativi allo smog e alla qualità dell'aria che respiriamo. I controlli sono effettuati dall'ARPAC, l'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale della Campania, finita nel mirino della Procura 2 anni fa. Nell'inchiesta su appalti e assunzioni risultarono coinvolte 63 persone e ci fu l'azzeramento dei vertici dell'agenzia. Ora gli investigatori dovrebbero fare chiarezza sulla questione relativa al bando di gara varato dall'ARPAC sull'acquisto di nuove centraline e che sembrerebbe ancora allo stallo. Apparecchi che dovrebbero finalmente fornire dati precisi sullo smog a Napoli. È l'agenzia infatti ad avere il compito di monitorare la qualità dell'aria della città e fornire i numeri al comune, che a sua volta stabilisce il piano antinquinamento. In un'intervista rilasciata al quotidiano Il Mattino, l'assessore all'ambiente del Comune di Napoli, Tommaso Sodano, ha dichiarato che la questione è seria, perché Palazzo San Giacomo chiede continuamente all'ARPAC di fornire i dati, ma dei numeri relativi alle quantità di PM10 contenute nell'aria non c'è neanche l'ombra. Sodano ha ribadito che l'assenza delle centraline e la questione della gara non fanno dormire sonni tranquilli, perché per decidere se chiudere o meno al traffico la città bisogna sapere cosa si respira. Il vice sindaco ha anche sottolineato che, essendo cambiati i dispositivi della circolazione di auto e motocicli, sarebbe necessario rilevare l'aria in maniera diversa. L'ARPAC ha concluso: non pare si stia muovendo in questa direzione. E così il Comune di Napoli, per monitorare al meglio l'aria, sta valutando l'idea di acquistare un paio di centraline da posizionare in diverse zone della città.